Risposte a domande importanti. In Romani 9:5 è scritto: il Cristo, che è sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno. Alcuni affermano che Gesù Cristo non sia mai esistito. Un ministro cristiano scrive: gli scettici possono scegliere di rifiutare il messaggio morale della Bibbia, ma non possono negare la sua veridicità storica. Oltre 25.000 reperti archeologici dimostrano che i popoli, i luoghi e i fatti menzionati nella Bibbia sono reali e accuratamente riportati. Nessuno scavo archeologico ha mai confutato la Bibbia. Al contrario, le descrizioni bibliche hanno spesso condotto gli archeologi a scoperte sorprendenti. Il giornalista Jeffrey Scheller, che non è cristiano, conclude nel suo libro: in modi straordinari, l'archeologia moderna conferma il nucleo storico del Vecchio e del Nuovo Testamento e dà supporto all'essenza dei racconti biblici cruciali. La nascita di Gesù, il suo ministero pubblico, la sua morte e risurrezioni sono dei fatti storici inconfutabili. A uno storico ebreo tra i più rinomati è stata attribuita questa citazione. Ora, viveva a quel tempo Gesù, un uomo saggio, se è lecito chiamarlo uomo, perché compiva opere straordinarie, un maestro tale da far ricevere la verità con piacere. Attirò a sé molti tra gli ebrei e tra i gentili. Era il Cristo, e quando Pilato, su pressione delle persone influenti tra di noi, lo condannò alla croce, chi lo aveva amato sin dal principio non lo abbandonò, ed egli apparve loro di nuovo vivo il terzo giorno, così come i divini profeti avevano predetto, insieme a decine di migliaia di altre cose straordinarie sul suo conto. La tribù dei cristiani, così chiamata per via del suo nome, ad oggi non si è estinta. Gesù non solo è vissuto, ma è anche morto perché noi potessimo avere vita eterna. Ricevilo oggi come tuo Salvatore.